Buongiorno. Che allora, buongiorno, ma in senso che no, giusto, buongiorno, perché mi sembra che sono le 3, non mi ricordo, non so neanche, sì, no, sono le 4, sì, sono le 4, pensavo che erano le 3, non so il perché, è anche tardi, è buio, qua è sempre nuvoloso da quando arriva l'inverno. È sempre nuvoloso. Vabbè, iniziamo questo nuovo vlog del 2023. Ovviamente, dato che tutti gli anni, almeno per chi mi conosce, tutti gli anni, quando arriva la festa della Befana, tutti gli anni io voglio la calza. Se non me la dà, cioè non me la prende mia mamma, ovviamente la compro io. Perché ogni anno la tradizione è sempre stata quella. Non solo perché sei piccola, ma anche i grandi possono ricevere la calza della Befana, perché tanto la calza della Befana è anche per mettere dentro i cioccolatini per i grandi, non solo quelle dei bambini. Per cui ogni anno io prendo la calza della Befana. Quest'anno non so se mia mamma me l'ha presa o me l'ha fatta lei, l'anno scorso me l'aveva fatta lei. Quest'anno non lo so perché, come vedete, sono in casa nuova da ormai 2 settimane. Non voglio spoilerare tanto, non vi voglio far vedere, diciamo, tanto la casa perché poi ci sarà l'home tour completo dei mobili. Calcolate che adesso non ci sono tanti mobili, per cui c'è anche il rimbombo e si sente se è vicini, sopra, che... Che è un po' brutto, per cui vabbè. Comunque devo cercare di non farvi anche spoilerare la cucina perché sono riuscita e sto, diciamo, riuscendo a non farvi vedere la cucina perché io di solito quando arriva qualcosa di nuovo, tac, già subito vi faccio vedere tutto. Tanto prima o poi la devo per forza far vedere la cucina, anche perché sarà un po' difficile dato che dovrei fare anche i video ricette, cioè le nuove ricette. Per cui oggi vi faccio vedere, ovviamente, la calza che ho comprato dalla Befana, che è questa qua. Ho trovato questa. Tutte le altre non mi piacevano, a parte che erano anche dei bambini piccoli, sinceramente, c'era Topolino, Minnie, eccetera. E diciamo che spendere 9 euro, diciamo che era un po' così così. Questa invece adesso vi dico quanto l'ho pagata. Allora, 8,99 euro. Questa però di Elettra Lamborghini. E c'è scritto golosi dolcetti con fantasia. Sì, con fantasia, con fantastica sorpresa. Per cui, dato che mi piaceva, c'era rossa o verde, così. Infatti c'è anche il pelo. Qua c'è il pelo, adesso lo apriamo insieme e vediamo cosa troviamo dentro. Ovviamente questo video voi lo vedete allora venerdì 6. Non lo so se vedete questo video giovedì prima o venerdì. Devo ancora capire. Anche perché, a proposito, mi è arrivato internet, finalmente, oggi mi è arrivato internet. Oggi è lunedì 2 gennaio. Lunedì 2 gennaio e mi è arrivato internet, per cui adesso vi faccio vedere il mio modem. Questo qua è il mio modem che mi è arrivato internet dopo 2 settimane senza internet. Adesso per fortuna diciamo che ho il mio internet e posso pubblicarvi i video e tantomeno fare tutte le altre cose che devo fare. E, per cui adesso mi voglio fare un bel tè caldo perché di solito io verso quest'ora, anche alla sera, mi faccio un bel tè caldo. Adesso mi faccio un bel tè caldo, poi aggiungo la wifi nell'altro PC nuovo perché quello... Perché il computer vecchio, che adesso vi faccio vedere, è questo. Il computer vecchio, che è questo qua, fa i capricci, mi sta abbandonando.
In teoria questo computer dovrebbe andare al mio ragazzo, perché lui usa solo internet per il lavoro così, e invece io uso l'altro computer nuovo della Apple per il lavoro su YouTube. Per cui in teoria dovrei usare quello nuovo, però quello nuovo devo installare il programma, devo installare un bel po' di cose. Per cui vi sto già un po' spoilerando un po' troppo. Però non è facile. Niente, allora adesso dovrò anche montare due video, così almeno questa settimana vedete i due video già registrati. Vedete questo vlog, però mi sembra che tre video in una settimana sono tanti, per cui vi metterò due video in questa settimana, che però non so neanche se ce la faccio, se no dovrei metterli insieme, adesso vediamo. Poi dovrò capire i giorni in cui, se pubblicare i giorni quelli lì sempre gli stessi o cambiare. Comunque, queste cose qua. Allora, devo fare la lavatrice, per cui facciamo la lavatrice insieme, perché quando ho comprato la cucina mi regalavano anche la lavatrice, l'asciugatrice, l'aspirapolvere oppure altre cose. Io ovviamente avevo bisogno della lavatrice perché non ce l'avevo, se no dovevo comprarla. E allora, dato che tu che avevi anche questa promozione, che tu quando compri la cucina ti regalavano questi elettrodomestici, per cui calcolate che ho ricevuto gratis la lavatrice della Samsung. Tutti gli elettrodomestici sono tutti della Samsung. Per cui faccio la lavatrice, perché poi devo anche lavare i tappeti e pulire il pavimento. Per cui sì, siamo in bagno. A proposito, il bagno è tutto da fare. È tutto ancora da mettere un po' a posto, il bagno, eccetera. Non so se vi ho spoilerato un po' di bagno. Forse sì, non mi ricordo cosa vi ho fatto vedere. Comunque, adesso facciamo la lavatrice. Anzi, giro il telefono perché sennò così è difficile. Allora, questa è la mia lavatrice, che poi vabbè, vi farò un video a parte, tipo recensione di come si usa la lavatrice della Samsung. Intanto lo accendo, prendo il prodotto che giustamente. Per adesso sto usando questi di prodotti, l'acido detersivo liquido disinfettante, che direi che non è male, è buono, e questo qua, che vabbè non mi fa tanto impazzire, però è buono anche questo, ovviamente. Allora, ho messo colorati, per cui vado su colorati, perché ho un po' misto, colorati, e niente, metto il detersivo. Per cui, ups, scusate, metto il detersivo, che ovviamente io lo metto prima dentro qui, anche un po' troppo, vabbè, perché io seguo sempre i numeri che ci sono dentro il tappo. E non voglio mai esagerare, perché mi hanno consigliato di non esagerare col detersivo perché non va bene, anche perché la lavatrice poi si rovina. E poi ogni tanto metto questo, che vediamo se riesco ad aprirlo con una mano, anche questo poco, ne metto poco perché non devo esagerare, per cui neanche metà. Poi lo metto qua. Qua invece ci va la candeggina. Però vabbè, qua non devo farvi vedere come si usa adesso la lavatrice, ovviamente. Per cui adesso chiudo tutto e lo faccio partire, così almeno posso stendere, anche se piove, la stendo fuori. Cioè, la stendo dentro in casa e vi faccio vedere il nuovo stendino che ho comprato. Ok, allora sì, c'è casino in giro, ci sono ancora tanti scatoloni, eccetera, però
Calcolate che non abbiamo tutti i mobili e ovviamente non è che uno si può permettere di comprare mobili ogni mese. Comunque, questo è un nuovo stendino, quello che si allunga, perché l'ho appena comprato, sono andata al Bennett a comprarlo, era in promozione, questo qua, era in promozione da 41 euro, l'ho pagato 30. E aspettate, questo è quello che si allunga, questo qua si allunga sia di qua che di qua. Poche parole, diventa lungo, solo che fuori piove e c'ho l'altro stendino che ho messo lì, ovviamente bagnato, per cui per adesso che non ho mobili, eccetera, stendo. È la prima volta in teoria che stendo in casa, perché di solito stendo fuori in balcone. Ovviamente lì c'è la piantina perché mi sta per morire. Non so perché, ma forse perché qua fa troppo caldo. Beh, caldo per modo di dire. Adesso accendo alzo la temperatura perché io ho un po' di freddo. Metto 21. Ci sono 19 gradi, ma io ho freddo. Comunque, vabbè. Allora, non voglio spoilerare tanto la cucina. Per cui facciamo il tè insieme di Fitvia, vi faccio vedere quello che io adesso sto bevendo. Poi andiamo al computer o prima apriamo la calza della Befana e poi andiamo al computer. Non so poi quanto farò durare questo video. Comunque, per chi dirà se ho un gatto, dato che questo è il, come si chiama? È il mangiare per i gatti, anche questo qua. Questo. Solo che non ho il gatto per il momento, però ho preso il mangiare per i gattini, i gatti che vengono, diciamo, a trovarmi qua vicino sotto il mio giardino, perché sono gatti abbandonati, cioè c'è gente che li lascio in giro per strada e ovviamente loro vengono a casa degli altri e si mangiano praticamente quello che tu gli dai. Infatti una confezione di quella l'ho già finita e allora ho detto la compro ancora, così se vogliono entrare in casa mia sono ben accetti, dato che vorrei un gatto. Però per adesso stiamo valutando dove prenderlo, eccetera. Per cui calcolate che per il momento do da mangiare i gatti di fuori. E poi sì, vi sto anche spoilerando questo, che arriverà un nuovo membro della famiglia e ci sarà un nuovo gattino. Anzi, vi devo far vedere anche i miei conigli perché da un bel po' che non ve li faccio vedere, per cui vi faccio vedere anche i conigli, mi sto già impappinando, salve. E niente, vabbè, facciamo il tè perché io sto parlando troppo. E ogni volta non mi accorgo mai quando parlo troppo. Poi quando io monto i video sono lì così. Oh, perché? Ovviamente poi è brutto tagliare tutti i pezzi, diciamo, per spiegare quello che faccio. Allora giustamente non li taglio mai. Comunque vabbè, facciamo il tè che è meglio. Allora, questo è il mio reparto del tè. Tè e air wrap. Allora, qua ho messo Fitvia, tutto il tè di Fitvia, ho anche scritto la data quando scadono. Qua l'altro tè, lì la bevanda, qui è quello per mettere il tè. E poi ho questi che sono i pod per iWrap per bere, diciamo, e le borracce. Questo qua che vi avevo fatto vedere nel video. E questo, vabbè, questo lo uso per il mio cappuccino, frappuccino, eccetera. Poi, vabbè, c'è la Nutella. Ci sono un po' di schifezze varie che fatti finta di niente. Ogni tanto ci stanno, ma queste due sono nuove, non sono ancora aperte. Invece la Nutella l'ho aperta perché ho fatto un dolce, che è anche venuto un po' male, ma vabbè. Niente, allora adesso io sto utilizzando questo, perché questo scade il 31 gennaio, per cui sto bevendo la papaya Slim Tea. Per cui adesso bevo questo.
i giochi ci sono. Proviamo questo qua che è nuovo. Così almeno proviamo questo e questo. E vi faccio vedere come lo preparo. Allora, ho messo dentro l'acqua, adesso accendo. Sì, ho preso l'induzione perché è molto comodo e facile da pulire. Per cui già vi spoilerò che ho preso l'induzione, facilissimo. Sono acceso le luci, ho preso la tazzina, questa qua di Fitvia, con il suo, che è molto bella. Quello me l'ha regalato mia zia. Diciamo che io quello lo uso per bellezza, non lo sto utilizzando perché si può rovinare o rompere. Poi dietro è in sughero, per cui calcolate che questo lo uso solo per bellezza. Ed è carino perché... Vabbè, per adesso resterà qua in cucina, non avendo il mobile della sala lo lascerò qua in cucina. Però poi lo sposto perché sennò ho paura che si rompe, si rovina, eccetera. Invece il tè è questo, quello che uso io. Questo qua. Lo mettiamo dentro qui, spero di non far cadere le cose, perché con una mano non è facile. Poi con la... Allora, aspettate. Ok, questo messo non va riempito tanto tanto, poi lo chiudo. Già l'acqua bolle perché ci vogliono neanche 4 minuti e questo è quasi, sta per quasi finire. È già la terza volta che lo bevo. Ovviamente spegniamo. Così posso mettere il mio tè. Vediamo. Ok, ne ho messo un po' troppa. Vabbè, comunque è anche una figata perché questo in 2 secondi ti fa la pasta, ti fa, cioè proprio, cioè in 2 secondi, nel senso che appena lasci, appoggi perché va a sensori, appoggi la padella, già inizia piano piano dopo 2 secondi bolle già l'acqua. Però vabbè, queste cose poi piano piano ve le farò vedere. Intanto chiudo qua. Ok, perché già è bollente, allora l'ho chiuso, lo mettiamo dentro e ovviamente si aspetta in teoria 5 minuti, ma anche di meno. Devo prendere lo zucchero, zuccherino e ovviamente il cucchiaio. Con una mano non è mai semplice. C'è una cosa a cucchiaio, meglio quello, questo qua grande. Di solito prendo questo qua. Ok, così almeno quasi pronto. Intanto che si fa, quasi quasi vi faccio vedere i conigli prima che diventa buio. Allora, vi faccio vedere i miei conigli dove sono. Allora, per il momento sono in balcone perché il giardino non è ancora pronto, per cui calcolate che non è pronto. Allora, qua chiudo. Un po' di casino. Ok, allora il balcone l'avete già visto perché è bello grande. E questo qua bello grande. Ovviamente anche questo è tutto da mettere a posto.
Allora, qua c'è, ce n'è uno. Allora, scusate, ma non riesco tutte le volte. Sì, inciampa. Ok. Allora, lui è il maschio. Adesso voi vedete piccolo, ma in teoria è grande la... La gabbia gliel'ho fatta grande, perché il giardino non è pronto, devo mettere ancora la rete, eccetera. Adesso non mi si vede. Aspettate che si... Ok, devo usare il flash perché non si vede. Lui è nero e ovviamente non si vede. Comunque, questa è la sua gabbia perché gliel'ho fatta grande. Non posso lasciarli in giro perché giustamente non sono sterilizzati. E dato che io sono una che mi piace, diciamo, fare accoppiare mai, allora sono tutti e quattro separati. Comunque, questo è il primo, che è Mickey, ma ovviamente li conoscete tutti. Per chi mi segue, conoscono tutti. Ui, vieni. Comunque, io ho appena dato da mangiare, ma non ho quasi finito. Poi c'è quello grande. Per il freddo gli ho messo la coperta. Ovviamente li pulisco in teoria tutti i giorni, ma dato che fanno casino, fanno anche i loro bisogni, eccetera. Questo è Fiocco. Lui, dato che è un più anziano, lo prendo, lo faccio, diciamo, girare in giardino, cioè in giardino, in balcone. Che il balcone è grande, allora giustamente lo faccio. Infatti c'è il cartone, c'è la tenda, così almeno sono coperti. Poi c'è l'altra, questo l'ho lasciato in giro. Questa qui invece è quella che fa disastri. Fatta così. Lei è fatta così. Vedi, fa disastri. Mi ha buttato tutto per terra. E il bello che l'ho puliti neanche 2 giorni fa. E niente, direi che i suoi bisogni non li fa dentro, ma li fa fuori. E poi c'è l'altra più grande, la mamma, che anche lei ha la casa un po' più grande. Gliel'ho fatta anche lei un po' grande, spaziosa, ovviamente. Però tanto sono sicuro, giustamente. Ogni tanto, vabbè, qua devo togliere i fili perché sennò non posso lasciarli liberi se non tiro via i fili. Questo è il loro mangiare. Infatti non avevo il pallet, adesso ho comprato anche il pallet. Devo comprargli quello, il fieno ce l'hanno e niente. Comunque ogni tanto li lascio in giro, vabbè, qua no perché ci sono loro, però ogni tanto li lascio qua in giro, ovviamente controllando, li lascio in giro. Fa freddino, si sono accese anche le luci di... Ma perché non fa bene lo zoom? Adesso ve lo faccio vedere al buio. Aspettate, perché... Allora, in teoria l'avete... Ah no, non l'avete già viste. O forse sì, nell'altro vlog. Perché alle 4 si accendono le luci e fa questo effetto qua. Ovviamente. Comunque, per il momento ci stiamo arrangiando. Perché giustamente... il giardino non è pronto, manca da mettere la rete nuova perché è tutta bucata e ho paura che i conigli possano scappare. Il terreno ha tipo una cunetta in mezzo e non è, diciamo, tutto in piano, per cui anche lì dobbiamo fare tutto il terreno nuovo. E quest'estate, prima che arriva l'estate, iniziamo piano piano a fare il nuovo giardino. Poi monterò le nuove case, che sono ville altro che case.
Allora, in teoria io ho comprato due villette di legno, belle grosse, dove loro possono avere la loro casetta, ognuno di loro, e hanno molto più spazio. In più, quando poi ci sono io, ogni tanto li lascio in giardino con la loro con il loro recinto, così almeno possono, diciamo, correre, saltare bene. Qui hanno, gli ho comprato questa diciamo, allora vediamo se, sì, vabbè. Questa rete, questo recinto che può essere utilizzata anche per il cane o per il coniglio, per il gatto, per cui lo posso sfruttare se per caso non la uso per loro. Per cui calcolate che per adesso li vedete lì così coperti per il freddo. Il balcone è anche bello grande, per cui ogni tanto li lascio in balcone. Io non posso lasciarli qua in casa a ciascuno perché ho il parquet. Il mio parquet è quello vero, per cui come avete visto ho il parquet ovviamente vero, per cui si rompe subito, appena strisci oppure ti cade qualcosa si rompe subito. E dato che non voglio che si rompe, allora giustamente non li tengo in casa. Ancora il gatto. Ma i conigli, diciamo che non sono ancora abituati a fare i loro bisogni nelle loro. Cioè, ogni tanto lo fanno, lasciano, diciamo, i bisogni nelle loro lettiere. Però, comunque, niente, ho dato questa spiegazione qua perché, ok, che non devo dare spiegazione a nessuno, però ogni tanto negli altri video vecchi ricevo sempre dei commenti proprio brutti, come curare i miei conigli, che non devono stare in gabbia, tutte queste cose qua. E allora voglio precisare che loro non sono sempre in gabbia, sono sempre curati ogni giorno, anzi ogni 5 minuti, perché mi preoccupo sempre, ogni 5 minuti li controllo e in più li lascio andare in giro, per cui non stanno sempre lì, a parte che hanno la gabbia larga. Per cui vi dico solo già questo, perché non si sa mai che poi nei commenti le persone che neanche mi seguono già scrivono le loro cagate, non sapendo come vivono i miei conigli con me. Per cui, vabbè, ho voluto, diciamo, spiegare questa cosa qua. Tutto qua. Allora, prima che mi dilungo, come sempre, che parlo sempre, il tè è pronto, così vi faccio vedere il tè che è pronto. Io di solito, se vado di là, lo scolo, quasi quasi lo metto qua dentro, vediamo se va anche qua, perché se viene, ma se no niente, metto questo, il tè, adesso lo porto di là, tanto mi metto lo zucchero e andiamo anzi, vi faccio vedere la calza. Ok. Allora, non ho ancora il cavalletto perché devo capire bene i cavalletti. E poi ce l'ho sparso ovunque negli scatoloni, per cui per il momento vi ho appoggiato sul tavolo dove c'è la candela. Adesso, intanto che mi bevo il tè, vi faccio vedere cosa c'è dentro, anzi, vediamo cosa proviamo dentro. Se per caso dura un po' troppo sto vlog, scusate, ma dovete anche concedermi dopo 2 settimane senza registrare, concedetemi un vlog lungo, almeno il primo vlog di quest'anno, voglio farlo leggermente un po' lungo e farvi vedere quello che devo fare oggi. È un vlog casareccio, nel senso che sono in casa, perché essendo da sola, perché il mio ragazzo è andato a lavorare, allora giustamente sono da sola, però di solito vado con lui in giro, anche perché lui adesso ha la macchina. Per il momento io non sto andando a lavorare, e per cui sta usando lui la macchina. Io la moto non la guido. Che bolle! Direi che bollette.
Per cui diciamo che se devo uscire da sola devo avere la macchina, ma essendo che non ho la macchina, a parte che dove vado? Da sola. Vabbè, comunque vediamo cosa c'è dentro, cosa troviamo. E poi andiamo al computer, così mi metto a lavorare, faccio il programma nuovo. Dovrei fare anche la sigla nuova perché ancora non l'ho fatta, ovviamente. Ma piano piano ci saranno nuove novità e tante cose belle sul canale. Sto tè è strabuono. Ogni volta che lo bevo, io adesso che sono qua in casa nuova me ne sto bevendo 3 al giorno. Di solito ne bevo 2, una la mattina e una la sera. Invece certe volte me ne bevo anche 3, mattina, pomeriggio e sera, perché sono talmente buoni che il problema è che se mi finiscono è un peccato, perché è brutto quando non puoi più comprare il tè che ti piace. Allora, facciamo l'unboxing di questa calza di Elettra. Speriamo che ci sono cose belle e speriamo che ne vale la pena, perché alla fine sono 9 euro di calza. A parte che posso tenerla e appenderla, che è molto carina perché è pelosina. L'ho scelta rossa e non verde perché non mi piaceva tanto quella verde. Sembra piena, ma in realtà non lo so cosa c'è dentro. Il marshmallow senza glutine di Elettra Lamborghini. Che carino. Questo qua, che ogni tanto vi faccio anche qualche dolce con questi. Non so perché, ma è meglio che vi accendo l'altra luce, perché forse non si vede bene. Non so se adesso si vede così, ma quando è nuvoloso e brutto, poi arriva il buio, devo avere le luci quelle potenti. Ma non l'ho ancora installate, in senso montate. Poi gommose senza glutine. Queste sono delle tipo delle corone a forma di caramelle. Sembrano buoni. Però io mi cade pure il tè. Oh, stai così. Ok. Volevo anche un po' il carbone. Già non iniziamo bene con questa calza. Poi, che figo! No, vabbè, il rossetto, gomma rossetto con una forma di cuore. Che figo! Cioè, guardate che figo, questo non me lo mangio. Cioè, lo tengo, lo faccio finta di, cioè, non sa di niente. Vabbè, direi che anche questa volta ho fatto una figura di merda. Cioè, ma io non lo so. Allora, a parte che non penso che anche voi... Cioè, uno non va a pensare che questa sia una gomma da cancellare, giusto? Perché se voi vedete caramelle dentro in una calza, cosa pensate? Che questa sia una caramella? In teoria ci sono dei rossetti che sono anche caramella, dove tu sono tipo delle lecca lecca che puoi diciamo anche cagnare tipo così, e sono a forma di rossetto, per cui ci sono queste caramelle. Però io, è bello che anche l'ho letto, gomma rossetto, l'ho letto, ma poi dopo, cioè, con tutti i pensieri che ho nella testa, poi non vai a dire: ah, vedi, però ho sbagliato. E sì, è bello che anche l'ho letto. Comunque, alla fine è una gomma per cancellare. Però è carina perché, diciamo che va bene anche così, tanto per... Iniziamo bene a fare una figura di cacca. Bene. Infatti ci cado. Ogni tanto lo faccio.
quello che volevo finalmente. Questo è buonissimo. Il carbone dolce. Questo qui è quello che voglio. Ogni anno lo voglio ricevere perché è strabuono. È buonissimo. Questo è buonissimo. Questo non doveva mancare. Meno male. Però diciamo che pensavo meglio, eh. Poi c'è scritto con sorpresa. Ah, ho capito qual era la sorpresa. Era praticamente questo. E poi ci sono i cioccolatini. Cioccolatini normali con le figurine di Elettra, il nome di Elettra, il cagnolino. E diciamo queste cose qua. Allora, diciamo che per 9 euro pensavo meglio. E pensavo che la sorpresa era chissà cosa, perché trovare una gommina, diciamo, di rossetto, cos'è? 2 euro? Neanche. Vabbè, solo il carbone di sicuro costerà 2,50 euro, per cui già credo che supererà. Vabbè, non è male, ci sono caramelle buone, per cui va bene, non posso lamentarmi, però pensavo meglio. Vabbè, adesso li metto dentro, perché così almeno non sono in giro. Se riesco a metterli dentro, non riesco a metterli dentro, va bene, dai, lasciamoli. Sto già facendo troppo casino. Cioè, già che ho sbagliato dalla caramella, pensavo che era una caramella, invece una gomma. Rendiamoci conto dove sono finita. Uno questo. Allora, ho preso anche lo stendino oggi, per cui ho speso 41,89 perché la calza e lo stendino. Vabbè, comunque, io direi di andare al computer, così non vi spoilerò, diciamo, di là anche perché c'è un casino. E poi niente, devo vedere se riesco a fare il ragù, perché volevo fare il ragù. Però non lo so, perché avevo intenzione di registrare il video ricetta con il ragù, sugo al ragù. Non so se registrare la parte o farvi vedere quello che faccio stasera. Però non so, quasi quasi non... Perché poi devo montare anche questo video, per cui non voglio che dura l'eternità. Vabbè, andiamo di là perché sennò di nuovo parlo oltre. Ok, devo cercare di non spoilerarvi, diciamo, anche il mobiletto, perché c'è il mobiletto nuovo, che ovviamente questo qua andrà in cameretta per montare i video e diciamo anche un po' di... vabbè, comunque non posso spoilerarvi tanto, comunque questa... la nuova scrivania, che non vi spoilerò tanto. Qua ho messo per il momento il computer dell'Apple, così posso montare i video. E adesso accendiamo il computer, che dovrebbe essere in teoria. Allora, accendiamo il computer, dovrebbe essere carico. Carico, spero di sì. Oh, qua c'è, si accende, credo che è scarico perché non si accende bene. Ok, era scarico, per cui l'ho attaccato alla presa. Volevo accendere queste luci qua, ma
parte che mi sparano in faccia e allora ho detto vabbè. Comunque per il momento, fino a quando non è a posto la cameretta, ovviamente dovrò montare qua i video. Ok, allora vediamo se va il mouse. Ok, vediamo se va. Ok, mouse l'ho collegato. Qua sono arrivata a questi qua e poi vabbè, comunque niente, dovrei installare il programma. Infatti si vede, vediamo, zoom l'1%, per cui vuol dire che è proprio proprio scarico. Ah, ecco cosa devo fare. Prima la wifi, perché sennò... Allora, metto un po' qui, la wifi dovrebbe essere dentro, vediamo se è dentro. La wifi è dentro, per cui sono entrata dentro. Adesso guardo il nuovo programma, che non è più quello vecchio che ho sul computer, ma è un altro nuovo programma uscito da neanche 2 anni, per cui sarà un po' difficile maneggiarlo e montare i video. Piano, vediamo. Vediamo come riesco, cosa riesco a fare, perché devo anche accedere su YouTube, dato che mi è scollegato completamente tutto. Bene, va bene. Allora, io direi che ci vediamo dopo, che ci vediamo più tardi. Non voglio spoilerare niente neanche qua, perché non è, diciamo, tutto pronto. Poi c'è un casino. Cerco di combinare qualcosa, dato che sono le 5. Sì, sono le 5. E niente. Massimo, ci vediamo dopo se riesco a cucinare il ragù. Se no, ci vediamo dopo per altre cose. Vediamo un po'. Ho fatto la crema, il caffè. Questa volta è venuta bene, dopo 2 volte che l'ho fatto è venuta bene con la macchinetta. Beh dai, non è male.